non ce la facciamo più e non riusciamo neppure più a gestire i tempi delle nostre famiglie e soprattutto i nostri figli, lavorando su turni dove ormai la nostra presenza a casa di domenica è divenuta una concessione e questi hanno il diritto di chiederci ancora flessibilità in questo rinnovo. Ci hanno chiesto addirittura di lavorare la vigilia di Natale fino alle ore 19:30 ed è solo grazie all'intervento del sindacato che siamo riusciti a ridurre i tempi di apertura. Questi signori ci stanno chiedendo, a fronte dei 130 euro di aumento, di voler intervenire penalizzando 14esima, scatti di anzianità e permessi non retribuiti. In pratica ci vorrebbero far pagare con i nostri soldi e il nostro tempo libero, al quale dovremmo rinunciare in virtù di un aumento contrattuale del tutto insufficiente rispetto all'inflazione, rinnovo che secondo loro si sarebbe addirittura dovuto ispirare alla produttività. Di cosa stiamo parlando? Parlano di produttività dopo averci spremuto in questi anni in assenza di contrattuale tutta la produttività possibile e immaginabile. Adesso riterrebbero di rinnovare ulteriormente il contratto a loro modo, sottraendoci pure quei pochi diritti residui che ci fanno con grande difficoltà andare avanti. Hanno fatto bene le segreterie nazionali e il nostro segretario Davide Guarini, che ringrazio a nome dei lavoratori per quanto sta facendo e per tutti noi insieme, colleghi e le altre sigle sindacali. Io ringrazio anche per aver messo la parola fine, ecco, siamo nella parte finale del comizio di Piazza Matteotti, vi portiamo sul palco, una manifestazione che si è snodata, come abbiamo detto, lungo il corso Umberto, arrivata qui fuori la posta centrale, una manifestazione colorata, colorita, come ci hanno detto, del quale vi daremo anche conto nel TG. Andiamo a sentire la segretaria per concedere il cambio della... di salario che secondo la controparte avremmo dovuto autofinanziarci con il nostro portafoglio ormai ridotto all'osso. Siamo orgogliosi di essere qui stamane a protestare in questa piena e colorita piazza. Tutto il nostro dissenso a fianco delle segreterie nazionali e confederali per dare voce al bisogno di tante persone che credono nel sindacato, e diciamo alle segreterie nazionali che hanno tutto il nostro appoggio per i risultati positivi che dovessero scaturire ed eventuali futuri incontri, perché crediamo che questo grande sciopero al quale hanno aderito migliaia di lavoratori ci porterà presto a raggiungere gli obiettivi che tutti noi ci siamo prefissati. Diversamente ci rivedremo ancora qui in piazza e saremo più numerosi ed arrabbiati nelle prossime azioni di sciopero che si dovessero rendere indispensabili per portare a casa dignità, salario e tempi per prenderci cura dei nostri figli. Buon lavoro a tutti! Intanto arriva qualche dato. I dati di adesione a questo sciopero in tutta Italia sono altissimi. Anna, un discorso commosso, un discorso forte, un discorso da madre e da lavoratrice. Sì, un discorso da madre e da lavoratrice, soprattutto da persone che sono stanche. Vogliamo il nostro contratto, quello che ci spetta.
grazie alle segretarie. Sono Lidia e sono una rappresentante sindacale aziendale della WIPU. Concludiamo così. Concludiamo così. Permettetemi in primis di salutare anche a nome dei miei colleghi di lavoro tutte le lavoratrici e i lavoratori che sul nostro territorio, nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, vivono condizioni di grandi crisi, a cominciare dalle donne, dagli uomini, dall'Ipercoop e dalle Terme di Agnano. Siamo con voi! A Piazza Matteotti è tutto. Paolo Fusco, manifestazione unitaria. Ebbene sì, anche la lavoratrice, lavoratori dei Gabelli, così come... Ho commesso, perché c'è un dubbio. Vorrei finire l'intervento. Le associazioni datoriali tutte facciano la loro parte. Se credono davvero nel ruolo della contrattazione, come stanno dichiarando in questi giorni sui giornali e televisione, i contratti vanno rinnovati alla loro scadenza senza attuare pratiche dilatorie. Basta scuse, basta alibi insostenibili, ci hanno rotto le scatole, lo cantava molto bene Pino Daniele. Quando si è trattato di discutere seriamente di salario, come contropartita hanno avanzato la pretesa di intervenire in senso peggiorativo su istituti importanti come i permessi retribuiti, la quattordicesima, gli stati di anzianità, di esasperare ulteriormente la flessibilità oraria, di aumentare l'utilizzo dei contratti a termine, di ridurre il periodo di comporto tra malattia e infortunio, di peggiorare il periodo di preavviso. Queste sono richieste che riteniamo offensive, che lavoratrici e lavoratori non possono essere chiamati a pagare, ancor meno dopo quanto hanno dato e dopo tutto quello che hanno subito in questi anni. E soprattutto queste sono tutte scuse per prendere tempo, perché se in 16 anni ci sono stati soltanto 3 rinnovi dal contratto del commercio, se in 20 anni ci sono stati soltanto 3 rinnovi per i termali, solo per citare qualche esempio, se i contratti del turismo sono scaduti nel 2018, è evidente che qualche problema esiste e che le emergenze congiunturali connesse al Covid, alle guerre, alla crescita dei costi energetici e all'inflazione, per quanto siano vere, hanno una portata relativa. La verità è un'altra. Le nostre controparti operano in maniera deliberata per mortificare il lavoro, perché le aziende e le loro associate hanno scelto un modello competitivo perdente, tutto solo basato sulla compressione del costo del lavoro. E comprimendo il costo del lavoro non si va da nessuna parte, si sceglie una strada perdente. Comprimendo il costo del lavoro, i lavoratori cambiano settori, preferendo lavorare in Paolo settori Fusco, più Piazza Matteotti, dal palco per Nano.